È stata una 2 giorni molto intensa, ci sono stati molti temi. I 3 temi forse di particolare interesse riguardano la valutazione complessiva dei draft budget plans, cioè delle leggi di bilancio che i paesi hanno sottoposto all'Eurogruppo, una discussione a più riprese in Eurogruppo allargato e in Ecofin questa mattina, sui prossimi passi verso l'approfondimento e l'allargamento dell'Unione monetaria, su cui i temi molto complessi anch'essi sono raggruppabili in 3 sottotitoli, l'Unione bancaria, il braccio fiscale, per così dire, dell'Unione monetaria e il futuro del European System, del ESM, del European Stability Mechanism, del meccanismo di stabilità europeo. L'altro tema che è ancora in discussione, e io purtroppo ho dovuto lasciare la riunione, ancora in discussione, è la questione delle liste di paesi cooperativi e non cooperativi in tema fiscale. Il governo italiano deve valutare questa cosa e fa parte ovviamente di un processo complesso. Il fiscal compact va messo in prospettiva sia di quello che effettivamente è, a volte si dice fiscal compact e si confondono le regole, sia quello che deve essere il cammino verso il robustimento dell'unione monetaria. Uno dei temi su cui si è cominciato già a discutere riguarda la revisione delle regole fiscali, quindi bisogna collocare questa discussione in un contesto che è ancora in evoluzione. Riguardo a quello che c'è scritto nelle conclusioni dell'Eurogruppo, non c'è niente di nuovo rispetto a quello che c'era scritto nella lettera che i commissari hanno inviato al governo, sia per quanto riguarda il 17 che per quanto riguarda il 18. In particolare per il 17 ricordo che a richiesta della Commissione europea è stato messo in atto un aggiustamento strutturale di 0,2 punti percentuali, come assolutamente in linea con quanto già richiesto. Le condizioni non sono cambiate. Come sapete ci sono diversità di valutazioni perché le previsioni della Commissione sono diverse da quelle del Governo e questo si spiega essenzialmente con 2 fattori, l'annosa questione del prodotto potenziale dell'output gap e la questione relativa alle previsioni di crescita nominale, soprattutto l'inflazione che nelle nostre previsioni era più alta di quella delle previsioni della Commissione europea. Questo dà luogo a delle discrepanze che però noi riteniamo nella norma. E non c'è una posizione, c'è un emendamento di origine parlamentare che è stato accolto, sarà accolto e che prevede che il gettito relativo alla web tax dovrebbe iniziare nel 2019, questo per ragioni tecniche anche, non solo per altre ragioni, quindi non è una questione di cosa prevedo, è quello che dice la norma. Non si è discusso molto del Ministro europeo delle Finanze né molto del come trasformare eventualmente l'ISM in un fondo monetario europeo, si è discusso di quali funzioni l'ISM potrebbe prendere, ne ricordo alcune, quello ovviamente di gestire le crisi ma anche di fornire eventualmente il backstop al fondo di risoluzione ed eventualmente fornire la infrastruttura ma anche eventuali risorse ad un meccanismo di stabilizzazione che potrebbe essere o sugli investimenti e o sull'occupazione come noi preferiremmo. Questo è stato il tema di discussione. La posizione italiana è che l'ISM potrebbe svolgere le funzioni che ho appena elencato, ma che comunque l'ISM va in prospettiva ricollocato nell'ambito comunitario e non lasciato, per così dire, nell'ambito intergovernativo come adesso. Si è parlato molto di NPL anche stamattina, in occasione della valutazione delle misure di riduzione del rischio. La diminuzione degli NPL è considerata una delle principali misure di riduzione del rischio. Voi sapete che c'è il balletto fra riduzione e condivisione del rischio, noi siamo per l'idea, insieme a molti altri paesi, che ambedue le cose devono procedere insieme. Sugli NPL ho potuto una volta in più ricordare che in questo anno in corso la riduzione dello stock di bad loans è stata molto significativa, 25% in meno, continua ad andare in quella direzione. E i colleghi hanno espresso apprezzamento per l'Italia e per altri paesi nei quali pure c'è una riduzione di NPL, quindi stiamo andando nella direzione giusta.